Alcuni miliardi di anni or sono, una piccola massa contenente una grandissima quantità di energia esplose, dando origine all'universo. Piccoli proiettili di materiale si sparsero in tutto lo spazio, dando origine ai pianeti. I più piccoli si misero a ruotare attorno ai più grandi. Alcuni assunsero l'aspetto di stella, bruciando perpetuamente. Altri divennero freddi, alcuni liquidi. Ma il più speciale di tutti, dalla colorazione azzurra, venne chiamato Terra, e nella profondità dei suoi mari nacque la vita, la vita. Quando la civiltà egizia costruì le piramidi, i greci non avevano ancora costruito il Partenone né istituito i primi giochi olimpici, giochi che i romani interpretarono con più bestialità, arma sfruttata anche dai popoli barbari per il crollo dell'impero d'Occidente. Sopravvisse l'impero d'Oriente e i regnanti di Francia, difesi dai tre moschettieri, fino a quando Napoleone conquistò l'Europa. L'innovazione scientifica cambiò la vita del Sapiens. Dall'elettricità alla lampadina fino ad arrivare al cinema. Il telefono, poi la radio di Marconi accorciarono le distanze fra i popoli, inaugurando l'era della comunicazione, il cui progresso fu inarrestabile, superando perfino due guerre mondiali. Il boom economico, la motorizzazione, la conquista della luna, l'invenzione della televisione, fino a quella del computer, ci portarono all'anno 1984, anno in cui successe qualcosa che rese tutta questa storia insignificante. Dall'unione tra Bortolotti Doriano e Guardigli Maria, il 12 ottobre 1984 nasce Sara, la loro prima... bambina? Sì, bambina. Sara, circondata dall'affetto di papà e di mamma, manifesta subito l'intenzione di crescere rapidamente e di arrivare alla laurea in giurisprudenza. E come tutti sappiamo, la giurisprudenza non è mai troppa. Già in tenera età, Sara ama gli animali, lo sport, la musica, pattinare, travestirsi, danzare, le passeggiate in montagna, l'avventura, mangiare, torturare il fratellino Emanuele, con cui un giorno aprirà un'impresa di movimento terra, ma soprattutto le feste e il vino, vizio che però non le creerà molti problemi. Se escludiamo la sua festa di laurea nell'ottobre del 2008. Se vuoi ti rilascio una dichiarazione. Vai. Sono proprio adesso. Schiaccia un cinque. In giurisprudenza, Sani. Grande Sara, grande. Ma meno male. Se no pensa cosa avrei fatto nella vita. Andiamo in mezzo a giocare. We'll be right back.
darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Viva le figa! Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, leave your me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, leave your me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay?